Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo la ricetta del gelato Bounty senza cottura. Iniziamo montando 200 ml di panna per dolci. Quando la panna inizierà a montarsi, aggiungiamo a filo 170 ml di latte condensato. Concludiamo aggiungendo 70 g di farina di cocco. Trasferiamo il composto in una teglia rivestita con carta forno. Livelliamo bene e mettiamo in freezer per almeno 3 ore. La teglia che andremo ad utilizzare misura 14 x 19 cm, quindi otterremo dei Bounty abbastanza alti. Se desiderate un prodotto un po' più sottile, basta utilizzare una teglia un po' più grande. Prima di prendere il composto dal freezer, facciamo sciogliere a bagnomaria 300 g di cioccolato al latte. Quando il cioccolato è fuso, togliamo la pentola dal fuoco e lo facciamo leggermente intiepidire. Nel frattempo, riprendiamo il composto dal freezer e ricaviamo delle barrette. Posizioniamo le barrette su una gratella e spennelliamo con il cioccolato fuso. Come potete notare, noi abbiamo messo sotto un vassoio coperto con della carta forno. Questo ci permetterà di raccogliere poi il cioccolato che cola. Dopo aver coperto un lato delle nostre barrette, mettiamo in freezer e facciamo solidificare. Poi riprendiamo e copriamo l'altro lato. Ebbene amici, con questo video Margi vi saluta e vi invita a lasciare un like o un commento su questo video o su altri di vostro interesse. Come sempre vi aspettiamo sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina Facebook Ricette di Cucina. Alla prossima! Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un dolce tipicamente estivo da gustare in qualsiasi momento della giornata. Prepareremo il gelato biscotto al cioccolato Bigusto. Per la base utilizzerò 200 g di farina 00, 100 g di zucchero a velo, 15 g di cacao amaro, un uovo intero ed un tuorlo, 100 g di burro e 6 g di lievito per dolci. Trasferisco in una ciotola lo zucchero e il burro morbido ed inizio a lavorare questi primi due ingredienti. Unisco l'uovo intero e il tuorlo.
In un'altra ciotola trasferisco i restanti ingredienti secchi: farina, cacao, lievito per dolci. Ed ora incorporo il composto che ho preparato prima. Lavoro fino ad ottenere un panetto ben liscio. Ho ottenuto un panetto molto liscio e leggermente appiccicoso, lo trasferisco in un sacchetto per alimenti e lo metto in frigorifero per almeno 2 ore. Trascorso il tempo di riposo, riprendo il panetto, lo posiziono tra 2 fogli di carta forno e lo stendo realizzando una sfoglia sottile e della stessa grandezza della leccarda che userò per cuocere i biscotti. Come potete vedere, ho tagliato la carta forno della stessa grandezza della leccarda che userò per cuocere i biscotti. Questa misura 30x40. Faccio questo perché dovrò trasferire tutto il foglio sulla leccarda e cuocerli direttamente, quindi non posso spostare i biscotti in quanto l'impasto è particolarmente morbido. Volendo possiamo anche dividere il panetto e stenderlo un po' alla volta. Dopo aver steso al massimo l'impasto, ritaglio i bordi perché dobbiamo ottenere un rettangolo ben preciso e rimetto in frigorifero per almeno 15 minuti. Dopo questo ulteriore breve riposo, riprendo la sfoglia e realizzo le forme. Il rettangolo che ho ottenuto misura 22x35, quindi ricaverò dei piccoli rettangoli di 11x5.
Ed ora posiziono sulla leccarda ed inforno in forno caldo a 180 gradi per circa 12 minuti. Appena sfornati, passo nuovamente il coltello per ridefinire le forme dei biscotti e lascio raffreddare completamente. Quando i biscotti sono ben freddi, preparo il gelato. Utilizzerò 350 ml di panna per dolci, 170 ml di latte condensato e una bustina di vanillina. Inizio a montare la panna aromatizzandola con la vanillina. Aggiungo gradualmente il latte condensato. Prima di montare completamente la panna, divido il gelato in due parti. Realizzerò il doppio gusto. Copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero per 15 minuti. Nell'altra metà aggiungo 20 g di cacao amaro. Anche in questo caso copro con pellicola trasparente e metto in frigorifero per 15 minuti. Ho posizionato su un vassoio metà dei biscotti che ho preparato e ho trasferito i gelati in due sacchi à poche. Adesso assemblo il tutto. Ora posiziono i biscotti sopra e metterò il tutto in freezer per almeno 4-5 ore. Poi passerò con il coltello per rifilare bene i bordi. E
Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!